notizie dell'Ucraina è il podcast di ADN Kronos dedicato al conflitto. Cosa sta succedendo davvero in Ucraina e cosa sta accadendo nell'equilibrio globale del pianeta a causa della guerra? Bentornati da Carlo Intini. Giallo a Kiev, un lampo nel cielo ha illuminato la notte scorsa per qualche secondo la capitale ucraina, creando confusione e allarme tra la popolazione. Ancora da chiarire cosa abbia causato questo bagliore, visto da centinaia di persone intorno alle 10 di sera, che ha fatto scattare un allarme aereo nella capitale. L'aeronautica ucraina ha collegato il fenomeno alla caduta di un satellite al suo rientro in atmosfera. Tra le varie ipotesi, la più accreditata in un primo momento è stata quella del rientro in atmosfera, atteso tra mercoledì e giovedì, di RESSI, un satellite della NASA andato in pensione dopo 20 anni di osservazioni di eventi solari, notizia poi smentita dall'Agenzia Spaziale Statunitense. Il nostro satellite, a quell'ora, era ancora in orbita e comunque non si trovava sopra i cieli ucraini. Immancabili commenti sui social, con gli utenti che hanno scherzato sulla possibilità che si trattasse di un UFO. Tra le ipotesi sul tavolo restano quelle di un attacco missilistico, non si esclude la caduta di un meteorite. Kiev resta comunque un obiettivo di Mosca, è quanto sostiene il sindaco della capitale ed ex pugile Vitali Klitschko. Kiev era e rimane l'obiettivo dell'aggressore. Kiev è il cuore, Kiev è la capitale. Ecco perché stiamo facendo di tutto per anticipare diversi scenari, anche il peggiore. È stato ideato un piano di difesa dettagliato, disponiamo di un sistema di controllo, una rete di posti di blocco, armi moderne e le nostre forze armate sono molto più forti rispetto a un anno fa. Se volessero nuovamente aggredirci, gli daremo un pugno sui denti, se posso metterla così. Nuovo pacchetto di aiuti militari degli Stati Uniti all'Ucraina. Washington ha stanziato 325 milioni di dollari che porteranno nel paese più munizioni per gli HIMARS, proiettili d'artiglieria, razzi anti-tank, armi leggere e veicoli per la logistica. Torna a farsi sentire il leader ceceno Ramzan Kadyrov, che sui social ha commentato il rilascio di 5 suoi uomini catturati dagli ucraini. Credo che un soldato ceceno non dovrebbe avere motivi per farsi catturare. Potrebbero esserci diverse scuse, ma qualunque cosa accada, il soldato deve dimostrare di non avere altra strada e tornare in prima linea. Ecco perché non ha incontrato quelli che sono tornati. È una questione d'onore, non solo del singolo, ma per l'intero reggimento, dimostrare che non hanno evitato il combattimento, non hanno avuto paura di affrontare il nemico e non hanno cercato di deporre le armi e sfuggire ai proiettili. Poi, ovviamente, la prigionia non è un crimine, siamo contenti che siano vivi. Ryanair è pronta a tornare a volare in Ucraina non appena finirà la guerra, l'annuncio del CEO Michael O'Leary. La compagnia irlandese riprenderà i collegamenti aerei entro 2 settimane dalla fine del conflitto. L'obiettivo è quello di operare con 30 rotte tra Unione Europea e Ucraina, utilizzando 4 aeroporti ucraini. Per ora è tutto, aggiornamenti ultim'ora sul sito adnkronos.com.